Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna... Ma che fa? Scrive. Provi, provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede? Terapia tapioco. Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befaldina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un c'intrometta. Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Beh, basta, così, mi seguono al commissariato, prego. No, 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 attenzione. No, basta, ne sono baltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza, se no... Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefetture. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Che succede, Paolini? No, nulla, buongiorno signor Necchi. Buongiorno, ciao. Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma che sono amici sua? Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza. Solo due polpettini, così. Paolini, un po' mia fanno una questione. Via, lei è sempre stata una persona ragionevole. Oh, bello, è capito, si farà finta di passare da Bischero. Bravo, Paolini, ecco. Bravo. Senti, Necchi, tu non ti devi permettere di intervenire quando io faccio la supercazzola. Se non c'ero io, vi portava tutti via con i carrattrezzi. Ma quale carrattrezzi? Ma cosa dici, coglione? Ha visto come ci stava? Sì, sì. Il gioco stava funzionando perfettamente, ce l'avevamo in mano. La fava ci avevate in mano, come se fosse... E lei? Cosa si sente? Professore, non le dico, Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo rabitumata, ha lo scappellamento a destra. Pronto? Sono io. Terapia tapioca come se fosse Antani con la supercazzola brematurata, con lo scappellamento a destra. E lo credo che non capisci, frenetico. Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco. Descrivimi minuziosamente come sono fatti i tuoi capezzoli, per favore. Cosa fai, schifoso? Se no quello lì chissà quando si muove. Bella figlia dell'amore. Sorella, il professor Sassaroli, presto, che scenda. Ogni minuto è prezioso. Mi scusi, dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia tapioca che ha avverto la supercazzola? Dei tre. Non mi ha capito bene. Volevo dire, dei tre telefoni, qual è quello col prefisso? Ah, quello lì. Grazie. Sorella, col terapia tapioca come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra? No, eh? Pazienza. Scusi. La signorina che è entrata poco fa, che stanza ha? Numero 18. Grazie. Mi scusi, dica lei. Eh? Antani, come se fosse Antani, anche per il direttore, la supercazzola con scappellamento. Come? A destra, per due. No, guardi, no, non si può mia parcheggiare in il Camposanto, no, non si vuole. Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle. Le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no. Non si può parcheggiare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana. O Setta. Uh-huh. Intanto trini la confraternita pulitina, eh. Ah, grazie. Una pulitina. Conte Mascetti. Piacere. Barrista Necchi. Molto lieto. Veloci, sono il padrino. Venga, venga, padre. Don Angelo Bernocchi. Mio fratello. Piacere. Molto lieto. Piacere. Don Angelo Bernocchi. Il reverendo Bernocchi. Ah, perdon. Terapia tapioca come se fosse Antani la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blinda. Come, prego? Terapia sulla supercazzola con scappellamento a destra o a sinistra? No, la cappella a sinistra e a destra. Antibodi. Giovannone! No, non ti preoccupare. Che c'è? E c'è uno che ti vuole! Che c'è? Blinda la supercazzola con un scappellamento a sinistra o a destra come fosse di pentolone. Non ho capito un cazzo. Ecco. È l'informazione che volevo. Grazie. Oi, oi, oi. Buongiorno. Buongiorno.
Ma non avete visto i cartelli di divieto? Mi scusi, Antani, come se fosse di scappellamento tra Pia Tapioca e scappellamento di forestieri? Vabbè, siete forestieri, ma i cartelli di vetro sono internazionali. Per mensita, amore mio, io sono uomo d'affari. Blinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni. Tapia tapioca, tapioca terapia, dollari di sterline, allaccia scarpa, scarpa allaccia di cosa, albergo. Ma tu? Va bene, qui è una pacchia, il paese dei balocchi. Ciao. Mi fa piacere che si trovi bene qui da noi. Ma le ricordo che per gli ospiti c'è un apposito telefono a gettone nell'atrio. Sì, ma la sfiricuda della sbrindolona, come se fosse Antani, come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva du-du. In che senso? Nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicappo di altitudine, no? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? No, no, non era troppo alto, e forse non hai capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, col dito, come se fosse andando su o giù o su, segua col dito. Vede, se va giù non va su, se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no? Che non si ripeta più, vada pure. Senz'altro. Signor Macecchi? Sì? Devo far revisionare i freni. Che c'è? Guardi, le avevo ritagliato l'articolo sulle antiche leggende del Casentino. Ah, interessante. Ma lei, se la blinda la supercazzola avrei maturata come se fosse anche un po' di Casentino che perdura anche come cappotto, vede? Mi importa, sega. Come? Pronto, sorella? Già? Mi passa, per favore, il numero 46? Non è più permesso a quest'ora. Ma vede, io avrei trovato un'antica, bellissima preghiera della Madonna del Petrolio. Non conosco. Male, molto male. Eh sì, perché la signora del 46, senza quella preghiera, non può assolutamente dormire. Sarebbe come se fosse un pentimento dell'atto della cosiddetta incarnazione per colpa. Eh sì, tua colpa, tua massima colpa. Passo 46. Bene che ha capito.